Sul palco della stazione Leopolda di Firenze sale il prof. Roberto Dalimonte. Sono venuto qui per dire 5 cose. Grazie. 5 cose, in 5 minuti, spero. Vi dico subito che 2 di queste 5 cose sono delle verità scomode. Primo punto. La riforma elettorale, che credo sia il motivo per cui Matteo mi ha chiesto di parlarvi. La riforma elettorale non è un argomento sexy, ma è una cosa importante per questo Paese. Abbiamo bisogno di regole per una buona politica. Non ci può essere buona politica senza buone regole. E noi in questo momento abbiamo delle pessime regole e non soltanto elettorali. Ma la riforma elettorale in gestazione in Parlamento non è una buona riforma. Alla fine di questa trattativa da SUC, l'ho chiamata, torneremo indietro, non andremo avanti, perché dal Parlamento attuale, che è controllato ancora dal centrodestra, mentre il centrodestra è minoranza nel Paese e maggioranza in Parlamento, il centrodestra sta per approvare una legge elettorale di nuovo fatta su misura per le sue esigenze. 7 anni fa è stato il cosiddetto Porcellum e oggi sarà il Porcellum numero 2, perché sarà una legge elettorale proporzionale, magari con le liste bloccate ancora, che ci farà tornare alla Prima Repubblica. Invece noi abbiamo bisogno di una legge elettorale diversa. Io lo scrivo sempre, lo dico anche a voi, il caso francese, noi abbiamo bisogno di una riforma elettorale e una riforma istituzionale modello Quinta Repubblica. Il Partito Socialista Francese, col 29% dei voti, governa la Francia. Questa è la percentuale che oggi ha il PD. Lo ripeto, Partito Socialista Francese col 29% dei voti ha conquistato la presidenza della Repubblica e oggi ha il 52% dei seggi in Parlamento. Questo abbiamo bisogno, un sistema elettorale disproporzionale, non proporzionale. Un sistema elettorale che metta in condizione la minoranza più forte nel Paese di governare, così come avviene in Francia, così come avviene in Spagna, così come avviene in Gran Bretagna. Blair ha vinto il suo terzo mandato col 35% dei voti. Io spero che prima o poi riusciremo ad arrivare alla Quinta Repubblica. E l'altra mia speranza è che si potesse saltare la terza e la quarta, ma credo che questo non ci sarà dato. Secondo punto, collegato al primo, la lista bloccata, la selezione dei candidati, che è una cosa importante in democrazia. La lista bloccata non va bene, ma il voto di preferenza è peggio della lista bloccata. E anche qui voglio darvi un dato, perché io sono un uomo che usa i numeri. Nelle ultime elezioni regionali in Lombardia, nel 2010, solo il 23% di coloro che sono andati a votare hanno usato il voto di preferenza. Nelle stesse elezioni, 2010, in Calabria, quasi il 90% di coloro che sono andati a votare ha usato il voto di preferenza. E lo stesso è successo in Basilicata,
E lo stesso è successo nelle ultime elezioni regionali, le ultimissime in Sicilia. In Campania siamo su questi livelli. E allora che cos'è il voto di preferenza che si vuole reintrodurre oggi? Non è certamente un voto di opinione, è un voto di scambio, è un voto di lobbies, è un voto di gruppi organizzati ed è uno strumento messo in mano in certe zone del paese, ma ora sappiamo anche al nord, uno strumento messo in mano di organizzazioni criminali. Il dilemma voto di preferenza, lista bloccata, va superato introducendo i collegi uninominali maggioritari. E qui torno al discorso del modello francese. Abbiamo bisogno del modello francese. L'Italia è un paese politicamente e socialmente molto simile alla Francia. Terzo punto. Alle ultime elezioni politiche hanno votato 38 milioni di elettori. Oggi ce ne sono più o meno 24 milioni di elettori che sanno cosa fare. Mancano all'appello 14 milioni. Sono i dispersi della politica. Una parte di questi 14 milioni li abbiamo già persi. Non sono recuperabili. Ma quanti andranno a votare la prossima primavera? Nel 2008 la percentuale dei votanti è stata l'80%. Anche se la prossima primavera scendesse al 70%, che sarebbe un calo drammatico della partecipazione, voi pensate che la partecipazione elettorale in Italia è cominciata a calare dal 79, nel 79 era ancora al 90%. Dal 79 al 2008 abbiamo perso 10 punti percentuali. Ora io sto ipotizzando che ne perderemo altri 10 tra 2008 e 2013. Bene, anche se andasse a votare il 70% degli elettori italiani nella prossima primavera, questo vuol dire che oggi, mentre io vi sto parlando qui, ci sono circa 8 milioni di elettori che non sanno cosa fare, ma che noi sappiamo che domani andranno a votare. È un bacino di voti che offre una grandissima opportunità politica per quello che noi studiosi chiamiamo un riallineamento elettorale, cioè la creazione di un nuovo blocco elettorale. Sono elettori, questi 8 milioni di cui sto parlando, che hanno perso le loro vecchie fedeltà, hanno perso i loro punti di riferimento. Sono elettori liberi, disponibili a battere nuove strade. Qui dentro, in questo bacino, ci sono piccoli e medi imprenditori con i loro operai, ci sono artigiani, ci sono giovani, c'è tanta gente del nord. E questi sono elettori che non sono antropologicamente diversi da quelli dell'Emilia e della Toscana, come qualcuno dentro il PD tende a far credere, ma sono anche elettori diffidenti. Per convincerli ci vuole un New Deal, ci vuole una nuova offerta politica. È qui che il PD deve puntare ed è qui che il PD ha bisogno di Renzi. È qui che il PD ha la possibilità storica di allargare finalmente la sua base elettorale. È un'occasione unica, come nel 93-94. Ma allora questa occasione non fu colta ed è arrivato Berlusconi. Qui sono finite le buone notizie. Adesso passo alle verità scomode. E Matteo Renzi mi perdonerà, non so dov'è. Eccolo. Il mio quarto punto riguarda un evento che si svolge domani a Roma. È la convention del Movimento verso la Terza Repubblica. Montezemolo e Riccardi sono i protagonisti più noti.
è il primo passo verso la creazione di una lista civica nazionale che mette insieme laici e cattolici moderati. È anche al momento la sola nuova offerta politica nel campo del centrodestra. In realtà è potenzialmente molto di più di una lista civica nazionale. Potrebbe essere il nucleo fondativo del Partito Popolare Europeo, quel partito moderato di centrodestra di cui l'Italia ha bisogno. Non ho idea di quale potrà essere la sua forza elettorale. Dipende da molti fattori. Uno di questi è la posizione che Monti assumerà nei confronti di questo nuovo soggetto politico. Ne sarà il leader o sarà soltanto un punto di riferimento? Voi capite che è una domanda importante perché fa una grossa differenza. Ma in ogni caso il PD deve guardare con attenzione a questa iniziativa, perché è lì che può nascere l'alleato per fare il futuro governo. Parliamoci chiaro. Se cambia la legge elettorale è impossibile che il PD possa ottenere la maggioranza assoluta dei seggi da solo o con SEL. Che piaccia o no, il futuro governo del Paese deve nascere da un'alleanza tra PD e centro. E se il centro sarà quello che nasce domani a Roma, non sarà una cattiva notizia per il PD e per il Paese. E vengo all'ultimo punto, che forse è la verità più scomoda di tutte. Queste primarie del PD sono un evento straordinario. In giro io vedo voglia di partecipare, c'è interesse. Queste sono primarie vere. Quelle di Prodi non furono primarie competitive, lo sappiamo, e neanche quelle di Veltroni. Quelle di Bersani lo furono un pochino di più. Ma queste sono primarie che la gente sente sue, perché sono primarie in cui la leadership è veramente contendibile. E dobbiamo dirlo che tutto ciò è merito di Renzi, che ha avuto il coraggio di una sfida difficile. Ma anche Bersani ha avuto coraggio ad accettare questa sfida quando avrebbe potuto non farlo. È grazie a queste primarie che il PD sta tornando ai livelli delle grandi socialdemocrazie europee, ai livelli del 30% che non vedeva da molti anni, che sono i livelli del Partito Socialista Francese che ho citato prima, che è la percentuale del PSOE, del Partito Laborista, del Partito Socialdemocratico Tedesco. E questo ovviamente è un fatto molto importante. Io non so chi vincerà queste primarie, ma so una cosa che per alcuni di voi potrà suonare, come dicevo, come una verità scomoda, ma la dico lo stesso, l'ho anche già scritta più volte. Io so che chiunque vinca dovrà fare un accordo con l'altro. Il PD deve restare unito. L'Italia ha bisogno di un PD. L'Italia ha bisogno di un PD rinnovato, profondamente rinnovato, ma unito. Per questo Renzi avrà bisogno di Bersani e Bersani avrà bisogno di Renzi. E il PD e l'Italia hanno bisogno di tutti e due. Grazie.